Ciao ragazzi, buongiorno, bentornati in questo nuovo video. Oggi di nuovo un progettino fai da te e per questo video ho pensato di realizzare una parure di gioielli composta da una collana e due braccialetti. E per realizzarlo ho pensato di utilizzare questo set misto di materiali per la realizzazione di braccialetti fai da te che ho trovato sul sito di N-Beez. N-Beez è un sito in cui potete trovare tantissimi materiali per quanto riguarda gli hobby e il fai da te, qualsiasi esso sia, perché più o meno copre un po' tutto. Ci sono materiali e strumenti per la realizzazione di gioielli, prodotti per quanto riguarda la realizzazione di oggetti in resina, materiali per il cucito, il fai da te, il ricamo e un sacco di kit già pronti per realizzare insomma dei progettini completi a fai da te. È un sito piuttosto economico che vi consiglio di andare a dare un'occhiata. Come sempre vi lascio il link giù nell'info box, sia dei materiali che utilizzo ma anche del sito appunto. In più, per voi, se vi va, ho un codice sconto che è Selena01, ve lo lascio scritto qua e anche giù nell'info box. Questo codice che ha la durata di un anno, io non ci guadagno nulla, però voi potreste utilizzarlo per risparmiare un pochino e io ne sono un sacco contenta, insomma. E niente, per il video di oggi andiamo appunto ad utilizzare questo kit qui. Questo kit è composto da un sacco di sacchettini pieno di materiali. Per la precisione ci sono due sacchettini di perline che hanno già gli anellini di collegamento. Queste qua sono dei colori super accesi, mentre questi qua hanno dei colori più neutri e con l'effetto madreperlato. Poi c'è un sacchettino con degli anellini di collegamento, un altro con una catenella, un sacchettino con le monachelle. Questo mi avete insegnato voi come si chiama, sono praticamente i gancetti per gli orecchini. C'è un sacchettino anche con i gancetti di chiusura e due sacchettini con dei cuoricini argentati. Questi qua sono lisci, mentre questi hanno la scritta Made with Love. E questo appunto è un kit completo già composto così con tutte queste cosine. E oltre al kit vado ad utilizzare anche questo set di strumenti che ho trovato anche questo su N-Beez. E questo set di strumenti l'avete già visto anche nel video precedente, contiene insomma le pinze, il metro e altri piccoli strumenti che possono servirmi per appunto il progetto di oggi. E niente, io direi di partire. Vi ricordo prima però di lasciare un mi piace al video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale. E niente, direi di iniziare. Prendo il metro dal mio kit di strumenti per la realizzazione di braccialetti e vado a prendere il metro perché come prima cosa vado a vedere quanto dovrà essere lungo il mio braccialetto una volta terminato. Io ho il braccio molto fino e il mio braccialetto dovrà essere lungo 15 centimetri. Riprendo il mio kit e recupero le pinze. Voglio utilizzare queste perline bianche qua e le vado ad unire tra di loro utilizzando degli anellini di collegamento. Quindi prendo un anellino, con una pinza lo tengo fermo e con l'altro lo vado ad aprire. Inserisco la prima perlina dalla parte con l'occhiello più grande e la seconda perlina dalla parte con l'occhiello più piccolo. Chiudo l'anellino, ne prendo un altro, stacco
stesso procedimento di prima, aggiungo una perlina dalla parte con l'occhiello più piccolo e poi prendo le perline che avevo collegato prima e lo vado ad inserire dalla parte con l'occhiello più grande. Chiudo e ho formato una sorta di catenella di perline per arrivare alla lunghezza del mio braccio. Devo aggiungere anche la misura del gancetto, che è di 1 cm, quindi arriviamo a 6. Di conseguenza mi restano 9 centimetri di catena, quindi anche qua vado ad aprire l'anellino. Aggiungo la chiusura, richiudo vado ad aprire il gancetto che sta nel mezzo, aggiungo le perline che avevo collegato assieme prima, richiudo l'anellino, stessa cosa dall'altro lato, quindi apro, aggiungo l'altra parte del braccialetto e chiudo. Sul fondo ho pensato di aggiungere anche un cuoricino Made with Love, quindi prendo un anellino di collegamento, apro, lo collego all'ultimo anellino del braccialetto, aggiungo anche il cuoricino, richiudo e voilà, il braccialetto è finito. Per il secondo braccialetto ho pensato di utilizzare sia quelle grigie che quelle bianche. Procedo esattamente come prima, collegando le varie perline tra di loro, aiutandomi con un anellino di collegamento. Apro, inserisco una perlina grigia con l'occhiello piccolo e una bianca con l'occhiello grande. Chiudo, anellino, la perla bianca con l'occhiello piccolo e una perla grigia con l'occhiello grande. Chiudo, perla grigia con l'occhiello piccolo e perla bianca con l'occhiello grande. Alternando la grandezza degli occhielli, semplicemente verrà più regolare il braccialetto. Perla bianca con l'occhiello piccolo, perla grigia con l'occhiello grande. Continuo con lo stesso procedimento fino ad arrivare a 15 cm della misura del mio braccio. Ora attacco anche il gancetto di chiusura. E poi realizzo una piccola catenella legando 5 anellini tra di loro. Ne aggiungo un altro per attaccare anche qui il cuoricino Made with Love. E l'ultimo anellino per attaccare la catenella al braccialetto. Chiudo e anche questo braccialettino è ultimato. Invece ci occupiamo della collana. Prendo la misura della catenina, cerco l'anellino centrale e lo apro.
in modo da dividere la catenella in due catenelle identiche. E ora, proprio come abbiamo fatto con l'ultimo braccialetto, vado a realizzare una catena di perline alternando le perline grigie con quelle bianche, utilizzando lo stesso identico procedimento. Le perline in totale saranno 5. Ora unisco la catena di perline a una delle due catene che ho diviso a metà prima. Stessa cosa dall'altro lato. Chiudo. Utilizzo l'anellino per attaccare il gancio di chiusura all'ultimo anellino della collana. Quindi gancetto attaccato, andiamo dall'altro lato, in cui vado ad attaccare anche qui un cuoricino. Sull'ultimo anellino, ecco, qui è finita anche la collana. E niente, con questo è tutto. Io spero che il video vi sia piaciuto, che vi sia tornato utile. Fatemi sapere cosa ne pensate. Questi qua sono i gioielli indossati. E sì, fatemi sapere cosa ne pensate. Se avete domande, consigli, aspetto tutti i vostri commenti sotto al video. Vi ricordo di andare a visitare il sito nbeads.com e se ne avete bisogno avete anche un codice disponibile per risparmiare, insomma, qualcosina. Tra l'altro questo è lo stesso sito di cui vi parlavo nel video precedente, dove abbiamo realizzato questi braccialetti super estivi. Comunque, insomma, è lo stesso sito, e anche sul sito, insomma, trovate anche questo kit già completo per la realizzazione di questi due braccialetti. E niente, vi ricordo di lasciare un mi piace al video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Grazie per il vostro sostegno, grazie per aver guardato il video, e noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!